Per creare i blocchi della matrice e del punzone, il perimetro del corpo della superficie di divisione dovrà essere più largo del profilo esterno dei blocchi. Deve pertanto essere creata una superficie piana che sia più larga dei blocchi dello stampo e delle superfici di divisione. Questa superficie viene usata per dividere e formare le facce a contatto dello stampo. Inizio creando un piano alla distanza di 12 mm sotto al piano superiore. Rinomino il piano piano stampo e lo utilizzo per creare la superficie piana. Disegno un rettangolo più largo dei bordi esterni delle superfici di transizione ed inserisco una distanza di 30 mm tra i lati del rettangolo e i bordi esterni della superficie di transizione. Poi seleziono superficie planare nella barra degli strumenti stampo e faccio clic su OK. Ora devo rifilare la superficie piana che è stata creata lungo il perimetro delle superfici di transizione e lancio il comando accorcia superficie. Con l'opzione reciproco attivata seleziono le superfici da rifilare e quelle da mantenere. Ora faccio clic sul comando matrice punzone nella barra degli strumenti stampo. Nell'area grafica seleziono la superficie piana che ho appena creato e la parte viene commutata in modalità schizzo. Disegno un rettangolo all'interno della superficie piana. E gli assegno una distanza di 15 mm dal perimetro esterno della superficie piana. Esco dallo schizzo e il Property Manager di matrice punzone viene visualizzato. Assegno una distanza di 60 mm al blocco del punzone e 90 mm al blocco della matrice. Dopo aver controllato questi due box, attivo l'ultimo box e seleziono la superficie di divisione nell'area grafica. Quindi faccio clic su OK. Lo stampo è stato creato. E dopo aver nascosto la superficie di divisione, vado ad esaminare i due blocchi. Nascondo il modello da stampare per vedere meglio la matrice. Per finire vado a creare un assieme dello stampo. Espando la cartella dei corpi solidi e rendo visibili i corpi nascosti. Poi faccio clic destro sulla cartella e clic su Salva i corpi. Faccio clic su questa icona per selezionare tutti i corpi. Poi faccio clic su Sfoglia qui in basso e dopo aver trovato un percorso di destinazione inserisco il nome assieme stampo e faccio clic su Salva e clic su OK. L'assieme è stato salvato. Nel prossimo tutorial vedremo il caso di uno stampo più complesso, in cui non sono sufficienti due blocchi che si muovono in un'unica direzione per estrarre la parte in plastica.